Buonasera e bentrovati a una nuova puntata del Caffè dello Sport. Purtroppo weekend amaro sia per la Triestina che per la Pallacanestro Trieste Allianz. Due partite, quelle perse con San Benedettese e Reyer Venezia, segnate da alcuni episodi che hanno appunto lasciato l'amaro in bocca agli spettatori, a Rocco e all'Allianz Dome. Rigore sbagliato purtroppo da Granoce, i tanti legni colpiti dalla Triestina che ha finito addirittura 11 contro 9, ma purtroppo non è riuscita a portare a casa i tre punti. Pallacanestro Trieste Allianz invece in una gara segnata da quell'espulsione di Jones e Widmar, naturalmente peso specifico diverso nei due roster, poi partita persa contro i campioni d'Italia che con un roster molto più lungo sono riusciti ad avere la meglio a Trieste. Di tutto questo parleremo questa sera assieme ai nostri ospiti. Vi ripresento subito, torna con noi Francesco Freni, giornalista di Sport in the City. Buonasera. Buonasera. Accanto a lui, piacere avere per la prima volta al Caffè dello Sport Marco De Benedetto, team manager dell'Allianz Pallacanestro Trieste. Buonasera. Buonasera. Alessandro Malomo della Triestina, difensore centrale. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. Mago, ritorno al Caffè dello Sport, tutto bene? Beh, no, sportivamente no. Resto vecchio. Resto vecchio. Ciao Guido, Guido Roberti di Radio Attività, il telecronista delle partite della Triestina. Ciao Guido. Buonasera a tutti. Allora, ripartiamo da quello che è successo ieri al Palazzetto. Iniziamo con la cronaca di maggiore attualità per rivedere gli highlights della partita tra Pallacanestro Trieste Allianz e Reyer Venezia, a partire proprio da quell'episodio incriminato. Il fumantino Jones e il gigante sloveno Widmar a muso duro dopo un paio di spintoni sotto canestro. La reazione dell'americano e le manone di Gasper che volano in aria senza raggiungere l'obiettivo. Doppia espulsione. È il 14° minuto del match fra Allianz Trieste e Reyer Venezia, ma di fatto la partita finisce qui. L'ala piccola è troppo determinante nei precari equilibri biancorossi, il lungo ospite invece solo una pedina nel roster lagunare. Ma non si poteva risolvere tutto con un doppio antisportivo? Secondo l'intera tribuna stampa sì, ma l'unico parere che conta è quello della terna arbitrale che ha visionato pure l'instant replay. Un vero peccato vedere un incontro falsato dall'episodio, soprattutto perché Trieste sino a quel momento mostra il suo volto migliore. Peric e Jones subito punti di riferimento in attacco, con una difesa aggressiva e capace di recuperare diversi palloni sulle linee di passaggio. Il Lobito a guidare le transizioni e un buon Mitchell impitturato. Dal 17-12 con esordio in campo di Darren Washington, i biancorossi toccano il più 9 per chiudere il primo quarto sul 23-14 dopo il canestro pesante del triestino Tonut, tra i più positivi dell'incontro. I ragazzi di Dalmasson vanno sul più 10 con grande convinzione, ma la fisicità dei veneti unita alla qualità di Bramos e Chappell riporta la Reyer in vantaggio sul 29-30. Ed ecco il momento del patatrack. Trieste perde il suo terminale offensivo più importante, accusa il colpo e subisce in un marasma di emozioni contrastanti il parziale del trio Stone, Watt, Bramos. A metà gara il tabellone recita 31-40. L'inerzia rimane nelle mani degli ospiti anche in avvio ripresa. Un parziale di 2-9 lancia gli oro granata fino al più 16. La sensazione è quella di una partita ormai chiusa, nonostante i ripetuti tentativi dei vari Peric, Fernandez e Mitchell. Perché seppur Venezia sia lontana parente della corazzata degli scorsi anni, ha esperienza da vendere, fisicità a pacchi e pure una difesa che non disdegna fiammate a zona. Quel tanto che basta per non dare mai la sensazione di subire veramente il ritorno di Trieste. C'è pure la tripla da metà campo a fil di sirena di Chappell a fare da sfondo al dominio silenzioso. L'ultimo quarto scatta sul più 13 Reyer, nelle iniziative di Elmore, forse all'ultima uscita in biancorosso, nella buona volontà di Darren Washington, rincuoranti le due triple dall'angolo e la difesa, impensieriscono seriamente i campioni d'Italia che sanno puntualmente rispondere innescando i propri cecchini dall'arco. Si chiude sul 72-81, ora si va a Varese anche con Ricky Hickman nel motore, sperando che la presumibile squalifica non precluda l'utilizzo di Jones. Allora, naturalmente servizio costruito in mattinata e già sappiamo, De Benedetto, che invece Jones ha una squalifica di 2 giornate, vedremo se sarà possibile ridurla in qualche modo.
Sì, col club stiamo valutando di intervenire nelle sedi opportune, probabilmente già nella giornata di domani, perché ovviamente i tempi sono stretti. E come si diceva nel pezzo, probabilmente sarebbe stato più giusto per Jones, ma anche per Widmar, un doppio tecnico, anche perché da quell'episodio in poi c'è stato scarso controllo della partita, onestamente, da parte della terna. E non era una partita facile da arbitrare perché c'è grande rivalità, però ecco, mi sento di dire che si poteva fare meglio. Certo, noi non abbiamo, siamo concentrati su quell'episodio, non abbiamo parlato più diffusamente dell'arbitraggio che evidentemente bastava sentire il clima al palazzetto, insomma, ha suscitato insomma, parecchie perplessità. Chiedo ancora a De Benedetto cosa ha visto anche di positivo in questa partita, perché c'è stata una difesa insomma, che per parlare di tratti di partita è stata importante da parte di Trieste, eravamo partiti anche bene e poi, come dire, fuori Jones, la lunghezza del roster e la fisicità degli avversari ha pagato. Sì, sicuramente il peso di DJ, di Dequan, è grosso rispetto a quello che ha Widmar per loro, ma in ogni caso parlando di noi, sono soddisfatto della difesa che abbiamo mostrato di poter mantenere per parecchi minuti. I giocatori si conoscono bene, intendo, i nostri conoscono bene quelli di Venezia, perché ci sono degli ex, insomma c'è conoscenza reciproca, c'è stata grande collaborazione, più comunicazione, insomma è stato fatto un buon lavoro di squadra, adesso ovviamente l'obiettivo è dare continuità, perché difendere per parecchi minuti a buon livello contro una squadra importante come Venezia deve essere un obiettivo di continuità anche per le partite successive contro tutte le squadre campionate, visto che cominciamo il girone di ritorno. Ed è tra l'altro un inizio tostissimo, no? Varese, Sassari, Assolutamente. Milano, quindi insomma contro le big e una squadra come Varese. Lo diceva anche Peris ieri in sala stampa, contro Kaja è sempre dura, no? Organizzatissimo come allenatore. Sì, perché Kaja è un fine stratega, ti mette sempre in difficoltà. E sicuramente ha già in mente qualcosa. Andiamo a giocare in uno dei palazzetti più difficili, lo mostra anche questo campionato da espugnare. E poi, come diceva Pero in conferenza stampa, ma è sempre così, il girone di ritorno è molto più, magari si corre di meno, ma si picchia di più, è più fisico, e le squadre devono proteggere il fattore campo a tutti i costi, insomma. Quindi è molto difficile, ma noi dobbiamo lottare partita dopo partita perché dobbiamo recuperare terreno. Allora, poi naturalmente parleremo anche diffusamente dei nuovi innesti sia sul fronte basket che calcio, ma volevo tornare alla partita con Francesco. Luci e ombre, quali secondo te? Ma, luci, senz'altro, questa difesa che è stata, secondo me, sufficientemente aggressiva, anche per tutto l'incontro. Diciamo che, Trieste è stata punita oltre misura dalla terna arbitrale ieri nella sua energia difensiva. Questo probabilmente più che l'episodio dell'espulsione di Dequan Jones ad aver segnato forse l'incontro. Ieri in sala stampa Walter De Raffaele elogiava, ma giustamente, la grande energia che la sua squadra ci ha messo in difesa ed è stato il punto di svolta proprio della partita, il fatto di aver chiuso completamente la porta in difesa, soprattutto schierando quella zonaccia che Trieste non è più riuscita ad attaccare senza il suo faro offensivo, che poi è il giocatore forse più adatto per scardinare la zona in questo momento in dotazione a Trieste al netto dei due nuovi innesti. Così avrebbe potuto fare anche Trieste, perché ha difeso benissimo Trieste, però è stata punita ad ogni sospiro.
Soprattutto nel secondo tempo, soprattutto nel massimo sforzo per cercare di recuperare, non riusciva mai a difendere in maniera aggressiva perché veniva immediatamente punita dalla terna arbitrale. Ed è forse questo. Arriva anche qualche sms, però non entrate in campo per l'amor di Dio, perché arriverebbero delle multe pesantissime già su questo fronte. Quindi insomma si fischia, insomma si protesta, però in campo no, per l'amor di Dio. Sì, già così è costata 2.400 euro, ecco, la protesta sonora. Non mi sembra sia successo niente di particolare, a parte diciamo qualche parola di troppo volata in palazzetto, però insomma 2.400 euro mi sembrano veramente una punizione esagerata come le due giornate a Jones. Di invece ombre, direi che è giusto riprendere le parole di Pero, di Voje Perić ieri in sala stampa, che parlava non tanto dell'espulsione di Jones come punto motivo scatenante della come motivo di scatenante della sconfitta, ma soprattutto il fatto di aver smesso di giocare insieme, aver incominciato a giocare con troppi individualismi, di mettersi a giocare uno contro quattro, uno contro cinque, senza giocare di squadra, e Trieste con i giocatori che ha, contrapposti a giocatori che singolarmente sono nettamente più forti, se non altro dal punto di vista fisico, perde sempre contro Venezia. Un'ultima battuta prima di passare al calcio del Benedetto: c'era un messaggio che diceva la testa va registrata, Jones giocatore di sicura qualità. Tu mi hai detto prima di iniziare proprio la trasmissione, no? Il fatto che sia un giocatore di grande personalità, che può essere anche un fatto molto positivo, no? Che però va incanalata, diciamo così, no? Credo di aver interpretato giusto. Certo, per De Kuan, in un'annata che finora è stata difficile, la grande sfida personale è quella di incanalare le energie e la grande carica umana che ha nel binario giusto, ma ognuno di noi ha qualcosa, qualche obiettivo da registrare, da migliorare in un'annata che sta funzionando poco, no? Quindi lui lo sa, è molto motivato e quando gioca onestamente poi mette in difficoltà gli avversari, che è la cosa più importante. Certo. Triestina, tantissimi messaggi che passavano sui vostri schermi, rivediamo quello che è successo a Rocco sabato nel racconto di Bernardo Gulotta. Non è bastato l'aver salvato la bandiera col gol segnato al 90esimo per la Triestina per rendere meno amaro l'esordio in campionato nel 2020. La bella rete di Costantino infatti è arrivata troppo tardi per riuscire a raddrizzare una gara che ha strizzato l'occhio la San Benedettese in inferiorità numerica per larghi tratti dell'incontro. La Samba infatti ci ha impiegato poco per imporsi, segnando di testa al terzo minuto con Cernigoi sugli sviluppi di un corner e dopo che la palla è rimbalzata dapprima sulla traversa. Passano i minuti, la Triestina si trova anche in superiorità numerica per via del cartellino rosso rimediato da Miceli per fallo su Granoce lanciato verso la porta avversaria. Ancora il Diablo al 14esimo spizza di testa ma non trova lo specchio. Chiavi della gara in mano alla Triestina anche al 20esimo, quando può beneficiare di un calcio di rigore per fallo su Procaccio in area. Granoce calcia forte ma Massolo la intuisce e la respinge evitando il pareggio. Per il primo tempo non c'è altro, alla ripresa Costantino subentra a Gomez. Proprio il neo entrato trova il gol ma anche la bandierina alta del guardaline ad annullare la marcatura. L'Unione è una furia e si getta in avanti con tutte le forze. Procaccio scambia bene col compagno ma si vede murato dal portiere a ridosso dell'area piccola. Da una punizione calciata dal numero 10 Lodi si genera un'azione un po' caotica, risolta, dopo alcuni batti e ribatti, con una palla spedita fuori da Granoce a pochi passi dalla porta. La doccia fredda per i giuliani arriva al 61esimo, punizione di Volpicelli sulla quale Di Pasquale di testa anticipa Offredi realizzando lo 0-2. La San Benedettese al 70esimo si ritrova persino sotto di due uomini, causa il doppio giallo preso da Cernigo in rapida sequenza. Passano due minuti e Ciccio Lodi col mancino dal limite centra il palo pieno a portiere battuto. L'azione poi prosegue con un nulla di fatto. Ancora Triestina e ancora Lodi che pennella egregiamente per Mensà, che da pochi passi però non trova il gol. Bolide di Frascatore all'88esimo preso da Massolo, quindi lato finale col gol di Costantino, su assist di Paulinho, a chiudere col risultato di 1-2 la contesa.
Allora, Alessandro, rivederle queste azioni forse fa ancora più male, no? Perché sono state tantissime le occasioni della Triestina sotto porta, anche in arrivo Lodi è stato bravo nel scodellare diversi palloni interessantissimi, purtroppo non si è riusciti ad andare in gol prima del centro di testa di Costantino, quando ormai purtroppo era già segnato il match. Sì, purtroppo già l'abbiamo viste e riviste parecchie volte queste azioni. Il problema è stato prendere quei due gol che assolutamente non possiamo permettercelo. Siamo una squadra esperta, importante. Non è possibile subire due gol così, anche perché poi non puoi provare a vincere le partite tutte 3-2, 4-2, 5-2. È normale che poi abbiamo creato parecchio, la palla non è voluta entrare, ma è troppo poco per vincere una partita. Due gol sono troppi, anche sotto di due uomini, e così non va bene sicuramente. Ecco, tra l'altro appunto c'è stato questo esordio di Lodi che è stato molto importante nel mettere i palloni per i compagni ed è diventato subito un punto di riferimento. Questo direi che è stato evidente sin dall'ingresso in campo, nonostante magari non avesse ancora una condizione strepitosa. Sì, assolutamente, non lo scopriamo noi. Lodi è un giocatore che ha fatto la differenza anche in Serie A, quindi è normale che ci può dare una grande mano. Speriamo di metterlo in condizione di farlo al meglio e speriamo anche che poi i risultati vengano dalla nostra parte. Chiaramente, Guido, è stata dura soprattutto, no? da quel rigore in poi, no? È stata molto dura da quel rigore, anche perché da un punto di vista morale la Triestina il colpo l'ha incassato e si è visto nella parte terminale del primo tempo, in cui si è assistito a un'Unione poco propositiva che non ha saputo cogliere una grossissima occasione. Ancora più grave secondo me però è il fatto di non aver siglato una rete già in avvio di secondo tempo, una partita che oggettivamente è stata stregata, però come diceva Alessandro gli errori commessi sono veramente macroscopici. Il primo gol al pronti via è una disattenzione di tutto il pacchetto difensivo, come lo è anche il secondo. Certo non gira, però dobbiamo sempre ricordarci che il calcio è una scienza molto semplice in realtà. Secondo me qui stiamo proseguendo su tutta una serie di equivoci che partono anche dal modo in cui scendiamo in campo. Io prendo spunto da un messaggio che era secondo me molto interessante di uno spettatore che voleva Lodi, Granoce, Mensah e Costantino in campo. Come li metti in campo? Questo è un po' il dilemma. Cioè abbiamo, in questo caso anche lo staff tecnico, deve fare una scelta ben precisa. I giocatori appena menzionati puoi metterli in campo in un 4-4-2 come abbiamo visto nel secondo tempo ieri, però sappiamo benissimo il rischio che corre la Triestina di farsi prendere in mezzo troppo spesso quel 4-4-2, tanto più che Lodi sicuramente non fa della velocità le sue caratteristiche. Allora io percorro questo doppio binario del campo, quello che ci sta dicendo, del mercato da affrontare in questi 18 giorni. Deve essere un mercato funzionale, ma funzionale è un'idea precisa. Un'idea a quello precisa di cui ha bisogno Gautieri per il 4-3-3, quindi dici tu? O per il 4-3-1-2, cioè se scegli il 4-3-1-2, per quanto Andrea Procaccio stia facendo anzi ieri è stato il migliore in campo senza ombra di dubbio, probabilmente ti serve un vero numero 10, non uno adattato numero 10. Se scegli il 4-3-3 ripeschi alcuni giocatori come Mensah, però ti trovi al tempo stesso con attaccanti come Granoce, Gomez e Costantino, dove devi fare anche delle scelte forti. Ecco, l'importante è non proseguire sugli equivoci sul fronte giocatori e tattica, perché ripeto il calcio in realtà è molto semplice, ma ognuno deve essere messo nelle condizioni di poter rendere per quelle che sono le sue caratteristiche. Mago, tu prima guardando le azioni, la partita, ti concentravi in particolare sulle occasioni perse sotto porta, sui gol mancati. Io diciamo vorrei così fare una piccola premessa e dire due cose: i pali fanno parte della partita. Il portiere avversario fa parte della squadra avversaria, perciò fa parte della partita. Vorrei togliere tutte le, diciamo, le scuse, dici su. Le scuse alla gente, gli allenatori, tutti e tre, Pavanel, Principalli e Gautieri, non c'entrano niente su questa partita e sulle altre partite perse. Adesso abbiamo visto il gol, il primo gol, l'ha segnato il numero 9 su una respinta del portiere. Io so che fanno dei allenamenti sulle palle inattive, perciò là è arrivato il giocatore avversario, non è arrivato il giocatore nostro, il difensore. Qui abbiamo un difensore Malomo che fa partite belle sicuramente, però
Maliomo, il 9 era solo, tum, ha messo la palla dentro. Questa è una delle partite, delle tante partite, cominciando dall'altro anno, col Pisa, quest'anno col Piacenza, col Salò fuori a, come si chiama, a Salò. Tutte palle, noi prendiamo gol negli ultimi, cioè nei 5 metri dal portiere, l'area piccola. Non è possibile. Loro fanno allenamenti duri sulle palle native, sugli out, sulle palle, non so, sui corner, sui traversoni, sulle punizioni. Noi prendiamo gol. Poi, non dico che anche il portiere sia responsabile, non è possibile. 1,90 m che prende gol da 2 metri, 1,5 m, non è possibile. Adesso non voglio far colpe. Abbiamo preso un rigore, abbiamo avuto un arbitro che sulla seconda espulsione è stato cattivo col giocatore perché un minuto prima le aveva detto qualche frase che lo ha ammonito. Perché tra l'altro il giocatore che è stato espulso, penso vedendo la partita dal vivo e oggi, era, diciamo, il fallo era stato fatto su di lui. Il 9 era espulso, 20 minuti in 11, in 9, e il 9 era il miglior giocatore che era in campo, il migliore. Pressava alto, pressava basso, ha fatto gol, ha fatto di tutto. Poi Malomo sa perché era là in difesa, aveva visto. Cioè, non è possibile. Cioè, qui bisogna mettere le cose in ordine. Vicino a un fisioterapista bisogna mettere un urologo per vedere se c'hanno i maroni o no. Vabbè, il mago oggi è bello caldo. Alessandro, ti chiedo, tra l'altro tu mi parlavi anche del portiere avversario che tra l'altro esordito ha fatto un partitone per la San Benedettese, no? Sì, no, io voglio dire una cosa al mago, gli allenamenti che fanno loro sulle palle native li facciamo anche noi. No, voi, io parlo di voi. Sì, ah, ok. No, io non parlavo di loro, io parlavo di voi. Sì. Purtroppo è vero che in questo campionato gli episodi ci sono andati contro e non è che faccio appello alla fortuna o alla sfortuna, e sicuramente ce li dobbiamo andare a prendere. Abbiamo perso parecchie partite giocate sugli episodi e abbiamo sbagliato e ci lavoriamo tutta la settimana. Per quanto riguarda sì, il portiere forse era all'esordio, no? Ha fatto una partita fantastica e complimenti a lui. Penso che non abbiamo mai avuto una partita con tante occasioni da gol. Due pali, una traversa, non so, è vicino. Gol annullato, ma al di là di questo non possiamo permetterci di prendere quei due gol perché sennò poi stiamo a parlare di una partita che devi recuperare a tutti i costi, e invece se avessimo giocato con più ordine e con più intelligenza magari l'avremmo vinta prima. Va bene, qua arrivano tante diciamo così disquisizioni tecniche sui vari giocatori, Mensa e così via, però io credo che sono quello che abbia detto Guido, mi sento di dire che è forse la cosa più razionale, no, intelligente in questo momento, no Guido? Bisogna, è un momento particolare, c'è il mercato a gennaio, non è come il basket che puoi decidere anche in altri momenti, bisogna decidere, no? Quale strada prendere, questo è quello che dicevi in sostanza prima, no? Sì, deve essere fatto in pieno accordo tra la società e lo staff tecnico, questo è inevitabile. Il mercato, se guardiamo un po' ai precedenti anche dell'ottima gestione Biasin milanese in questi anni, ha sempre portato belle novità a gennaio, penso a Banegas ancora nell'anno della Serie D, penso a Lambrughi e Colletti 2 anni fa, penso a Frascatore, Costantino e Offredi lo scorso anno, per cui secondo me abbiamo tutte le possibilità di correggere, però ripeto, anche a costo di qualche scelta o qualche partenza sacrificale in questo caso, perché non è più tempo di esperimenti, è tempo di trovare una certa continuità che in realtà da qualche sfumatura sembrava aver trovato la Triestina nell'ultima parte del 2019, non è stato così, abbiamo avuto questo brusco risveglio d'anno con questa sconfitta. Io non guarderei assolutamente la classifica come bene fa la squadra, in questo momento bisogna ragionare partita per partita e perché no capire anche cosa vuol fare la Triestina da grande, cioè che valore dare a questo finale di stagione, a questi 5 mesi, e come ragionare già in ottica futura. Però ecco, ci sono tutti i margini per correggere una stagione anche a gennaio. Allora, questa è la classifica, ma ci arriviamo dopo perché abbiamo tanti servizi, perché in questa prima parte naturalmente parliamo più di attualità, poi parleremo anche dei nuovi arrivi. Andiamo in sala stampa per quanto riguarda il basket con coach Dalmasson e Voie Peric. Mago, l'importante è far tornare in area Granoce. Non era Granoce in area, dove era? Area. Ieri purtroppo le conclusioni non sono andate a buon fine. Andiamo in sala stampa dell'Allianz Dome. È stata la partita
di grande impegno fisico e giocando contro una squadra che ha sicuramente in questo un grosso vantaggio rispetto a noi. Però ecco, non abbiamo rinunciato a questo tipo di sfida, di lotta, chiaramente arrivando alla fine molto, molto provati e stanchi, però ripeto, è stata una partita sicuramente interpretata con grande generosità. Ma mi sembra che anche prima di questa esplosione siamo stati in difficoltà, quindi però non lo so cosa è successo con lui, non ho veramente visto. Mi spiace perché era espulso, ovvio, un giocatore per noi importantissimo, quindi non lo so, non è questo di cosa ho parlato prima, che siamo fermati a giocare, non è colpa sua sicuramente. No, volevo dire. Sì, sì, ma io ti dico, sì, sì. Non lo so, adesso parlare cosa succederà, se succederà, non lo so, veramente. Solo io veramente penso che di là abbiamo perso partita. Dopo più 10 dobbiamo essere, sai, più avere voglia di giocare prima difesa e dopo viene tutto altro. Sì, sì, è chiaro che è stato un minutaggio esasperato dall'espulsione di Johnson, già lì eravamo abbastanza in difficoltà, però... E le indicazioni che ne escono è appunto proprio nel momento in cui era con la benzina veramente in riserva e anche forse finita la riserva, ha fatto tre cose, ha fatto due canestri importanti, ha beccato uno sfondamento in difesa, quindi già abbiamo intravisto quello che potrà essere il suo utilizzo in questa squadra e la sua utilità soprattutto. Washington stasera ha fatto una buona partita, ha fatto un buon impatto e credo che quando prende ancora un po' di forma sicuramente sarà importante. Poi per Ricky non ho visto perché non ha fatto neanche un allenamento con noi, però conoscendo la sua carriera prima sicuramente ci può dare un grosso mano. Più che mentale è mancata proprio l'energia fisica, secondo me, cioè in ogni scontro diretto eravamo in grossa difficoltà, ecco, tranne quando avevano De Nicolao in campo, loro quando avevano Stone, Chappell, Bramo, Sudano, chiunque avessero in campo erano giocatori dal punto di vista fisico nettamente, vincevano ogni scontro diretto e quindi giocare, correre dietro, saltare contro questo tipo di avversari ci ha veramente messo a dura prova, però ripeto, l'approccio, l'atteggiamento è stato quello di non mollare. È chiaro che oltre ad avere intensità devi anche mantenere lucidità e quindi, sai, combinare le due cose, ci siamo riusciti, troppo dispendio di energie per essere anche lucidi nel fare certe situazioni sia in attacco che in difesa. Eccoci qua, allora Dalmasson e Peric, le voci in sala stampa della Pallacanestro Trieste. Il coach che tra l'altro era contento per l'approccio alla partita, ma evidentemente insomma si è messa in una situazione dopo l'espulsione di Jones difficile. E c'è anche un Peric, e lo chiedo a De Benedetto, che in questo periodo, no, sta anche dal mio punto di vista crescendo ulteriormente di condizione fisica, perché è un giocatore che chiaramente non è debordante come altri dal punto di vista atletico, ma ieri soprattutto nella prima parte di partita si sono viste cose importanti, una penetrazione con schiacciata che non è proprio nel suo più classico repertorio, ma che dimostra una condizione buona di un giocatore che chiaramente può essere uno dei punti di riferimento. Beh, Pero sa che la stagione è lunga, non è più giovane, deve spendersi nei momenti importanti, è un esemplare professionista per come si allena tutti i giorni. Ripeto, a quell'età non sempre il fisico è al 100%, sicuramente in un buon momento e sa approfittarne, no? E quindi poi la partita contro Venezia non è mai banale per lui. E quindi... Certo, certo. Una parola subito su Washington, poi anche lo sentiremo. Deron Washington è sceso in campo e ha fatto molti più minuti di quelli che erano, diciamo così, in aspettative, erano, diciamo così, programmati per l'espulsione di Jones. Ha messo anche due triple importanti alla fine che hanno riportato Trieste, non dico a contatto, ma insomma a sperare nel finale. Ha difeso bene, ha fatto tante piccole cose, no? Sì, Deron è il tipo di giocatore che fa le piccole cose, che però non sono piccole, cioè sono quelle che cambiano l'inerzia di una partita. Indifferentemente da attacco o difesa,
e quello che fa magari attenzione agli aspetti del gioco che normalmente vengono poi trascurati, e quindi il peso specifico diventa importante. Certo. È arrivato qua con la più grande delle positività, ed è quello che ci serve, e la qualità è quella, insomma. Francesco, le tue impressioni su De Rono ieri in campo? Si è visto che, come dire, per una forma piena deve macinare ancora un po' di chilometri, passami il termine ciclistico, però quando in campo no, sa dove mettere le mani. Sì, diciamo che la sua prestazione è figlia anche, come peraltro per Pero, come diceva Marco prima, di grande motivazione contro la sua ex squadra, che poi è l'ultima squadra nella quale ha giocato in Italia. C'era il doppio ex. E per cui ha voluto a tutti i costi essere in campo, nonostante avesse disputato, penso, non più di 2 allenamenti. So che ha avuto qualche problema intestinale, però, tra l'altro, in questi 2 giorni in cui è stato a Trieste, e in più c'era ovviamente l'incognita del recupero dall'infortunio grave alla spalla, che gli è costato anche un'operazione chirurgica nel marzo scorso. Da quel momento in poi non ha mai più disputato una partita ufficiale, si è certamente allenato tutta l'estate, è arrivato qua, si vede in forma, lui è un atleta nato, per cui è uno che riesce ad ovviare anche a periodi di inattività per il fatto di avere questa naturalezza nell'essere un atleta. Però diciamo che il minutaggio lo ha portato effettivamente in riserva e ben oltre la riserva. Ciò nonostante ha finito in crescendo, ha finito con quei 2 tiri importanti dall'angolo, e uno che, come tra l'altro dice coach Dalmasson, lo ha detto in fase di presentazione, non è uno specialista, non è uno che andrà a sostituire un altro giocatore, è un, non dico all around perché probabilmente non potrà fare il playmaker, però è un giocatore che è in grado di giocare ovunque in campo. Può giocare anche da 4, no? In alcune situazioni tattiche. Esatto, no? Da sì, può giocare anche da post, uno che può giocare tranquillamente spalle a canestro, ha difeso sui lunghi avversari ieri, per cui direi che è mister utilità. Ieri si è visto qualcosa di quello che potrà fare per questa squadra, e in più ovviamente bisogna aggiungere la sua grandissima esperienza, la sua grandissima conoscenza non soltanto dell'Europa ma soprattutto del campionato italiano. Hickman dal canto suo ha giocato qualche anno in Italia, l'ultima volta ha giocato all'Olimpia 2 anni fa, però ha svolto la sua carriera europea lontano dall'Italia, se non proprio all'inizio, proprio Marco lo sa, visto che l'ha portato in Italia a Casale nel 2010, se non sbaglio. Però è sempre stato lontano dall'Italia. Washington è un giocatore invece di grandissima esperienza anche in Italia, conosce perfettamente il campionato italiano, sa quello che bisogna fare per cambiare l'inerzia di un campionato. Visto che mi ha dato l'assist Francesco, Marco, Hickman, Rick Hickman è collegato, è legato, è, diciamo così, in qualche modo viaggia parallelo alla tua storia nel mondo del basket, no? Mi dicevi prima, perché lo hai portato in Italia per la prima volta ed è stato, diciamo così, forse il giocatore più importante che sei, diciamo così, riuscito a individuare in quella fase, e ha un po' anche lanciato, possiamo dire, la tua carriera da questo punto di vista nel mondo del basket. Sì, è così, ma sono passati 9 anni, quindi il Ricky che è qua è un ragazzo che ha fatto una carriera che l'ha portato a vincere l'Eurolega. È stato inserito, se non sbaglio, nel secondo quintetto quell'anno, sì. Quindi insomma giocatore di valore assoluto. E, insomma, al di là di quello che è successo 9 anni fa, lui arriva qua con le idee ben chiare su quella che è la situazione, imparerà in frettissimo a capire quello che serve, proprio perché l'esperienza è quello che ha dalla sua parte, e in più, essendo da sempre un ragazzo ambizioso, con grande naturalezza si approccerà cercando di individuare l'obiettivo massimo, che vuol dire vincere partite ma dare qualità al gruppo nei momenti che contano, senza perdere tanto tempo a cercare cose, aspetti inutili, ma insomma deve dare molta concretezza e peso specifico a questo gruppo
di giocatori. Mi dicevi che ci hai parlato già dopo ieri sera, che quindi hai guardato con grande interesse la partita per capire anche come inserirsi, come lavora la squadra, come attacca, come difende. Sì, lui è un tipo di giocatore come tanti playmaker di questa qualità, insomma, che studia il gioco, la squadra, gli avversari, il contesto, si sta già facendo delle domande su come interfacciarsi con i compagni. Peraltro uno dei motivi per cui è qua è che ha giocato una stagione importante a Pesaro con Daniele Cavaliero, e non può che farci del bene, perché il processo di apprendimento di come giocano i compagni è accelerato, no? Nello specifico, no? Verso Daniele, quindi insomma si conoscono a memoria e questo fa sì che lui ci metterà molto meno a capire come giocano i compagni, cosa deve fare, rispetto magari a entrare in forma al 100%, ma la sua esperienza ci darà quello che ci serve prima. Certo, certo. Allora, prima di vedere anche Granoce in sala stampa, che si è assunto la responsabilità addirittura della sconfitta per il rigore fallito, lo sentiamo tra un istante, mi sento di dire due cose sugli sms che stanno scorrendo. Da una parte Biasin assolutamente non va tai ai bori, virgolette, nel senso che invece proprio a dicembre è arrivata un'altra tranche dei fondi che servono nella gestione della società, quindi è stato assolutamente perfetto da questo punto di vista. E secondo, che insomma siamo al terzo allenatore, io direi che è il caso di parlare d'altro, no? Sul fronte calcistico, no? E di lasciare lavorare, specie in questo momento, no? Di adattamento con nuovi arrivi. Sentiamo Pablo in sala stampa, chiaramente faccia scura dopo il rigore sbagliato. Mi dispiace un sacco per i miei compagni, per i tifosi, per tutti, perché sicuramente il rigore avrebbe cambiato la partita. Per questo penso che il risultato di oggi in gran parte mi prendo le responsabilità, perché la squadra purtroppo ha subito il colpo. Il rigore avrebbe incanalato la partita in un altro binario e purtroppo l'ho sbagliato. In quell'occasione del secondo tempo, sì, Rocco ha fatto bene perché non mi ha detto che era fuori gioco, è passata proprio, ha sfilato il palo. Quest'anno va così, però al di là di queste cose ci tengo a precisare che oggi purtroppo devo giustamente prendermi un sacco di responsabilità sulla partita, perché se faccio quel gol di rigore sono sicuro che la vincevamo, quindi chiedo scusa ai miei compagni, tifosi, la società e tutti, perché oggi potevo io far incanare la partita in alto binario. Ecco. Dopo siamo entrati un po' nella frenesia di voler pareggiarla e oggi avevo preso due gol su pari inattive. Sono quei piccoli dettagli che ancora paghiamo, appena facciamo uno sbaglio prendiamo gol. Poi quando noi cacciamo in porta palo, anzi due pali, perché poi sul frascatore ha fatto parata e palo, sbaglio rigore, l'occasione mia sfiora il palo, insomma non è andata bene dal punto di vista della fortuna, ma sicuramente con la superiorità numerica dovevamo fare di più e giocare meglio la palla. Allora, innanzitutto non è da tutti, no? Andare in sala stampa, parlare così, prendersi responsabilità di questo tipo, lo conosciamo Pablo, però insomma gli rende grande onore Alessandro, no? Avere un giocatore di quel livello, no? Che probabilmente adesso è arrivato Lodi, ma insomma ha più esperienza praticamente di tutti, dire queste cose insomma dice tanto sull'uomo oltre che sul giocatore. Sì, no, assolutamente, oltre ad essere un gran giocatore è anche una grande persona e per me è un amico. In questi casi è facile dire che i rigori li sbaglia chi li tira, ma è proprio la verità. Lui l'anno scorso ha fatto praticamente quasi sempre gol su rigore, a parte due mi sembra, quindi è un ottimo rigorista. E purtroppo domenica non ci è riuscito, ma a dire che è la colpa sua mi fa ridere, assolutamente no. E le occasioni ce le abbiamo avute, come dicevo prima, purtroppo non è andata come speravamo, ma Pablo non si deve sentire assolutamente in colpa di nulla. Oggi l'abbiamo visto molto dispiaciuto, ma la colpa non è assolutamente la sua. Ecco, oggi ovviamente vi siete parlati, siete tornati ad allenarvi perché c'era la domenica di pausa, oggi siete tornati al lavoro. Cosa vi ha detto il mister, su cosa state lavorando? Anche perché la prossima settimana si gioca addirittura di lunedì, quindi c'è un giorno in più in realtà, no? Prima della partita. Sì, abbiamo giocato sabato, poi giochiamo lunedì, quindi addirittura due giorni in più.
Due giorni, giusto? Per prepararla e no, niente, oggi siamo detti che purtroppo è un periodo così che paghiamo tantissimo gli episodi contro e quindi sta a noi cercare di limitare i sbagli assolutamente, perché l'anno scorso mi ricordo partite contro, come per esempio contro la Gian Erminio in casa, che abbiamo subito tanto, e abbiamo subito 2-3 pali, poi invece arrivi davanti e fai gol e la partita sicuramente si incanala in una maniera diversa. Quest'anno ogni volta che c'è un episodio contro prendiamo gol e quindi dobbiamo essere ancora più attenti, ancora più cinici e l'unica maniera per farlo è lavorare, continuare a lavorare e cercare di essere il più positivi possibile, ma sapendo che comunque non si può continuare in questo modo sicuramente. Certo, naturalmente c'è una città, no, Roberti, che spera in una Triestina che possa in qualche modo di nuovo agganciare la zona playoff e far sognare tutti, perché chiaramente insomma magari quest'anno non si raggiungerà l'obiettivo promozione, ma bisogna provarci fino alla fine, anche perché insomma la società ha dimostrato anche di investire anche in questo momento dell'anno. Infatti io sposo appieno le tue parole, il tuo intervento credo quanto mai puntuale anche di fronte a certi sospetti che in qualche modo il patron possa stufarsi. Non è così, lo stanno a testimoniare tutti i progetti che sono ben al di là del calcio, della Unione Sportiva Triestina Calcio, dagli investimenti immobiliari al progetto del Ferrini. Queste sono che le finalmente tra l'altro sembra sbloccarsi, quindi ci la casa sono della Triestina in arrivo, diciamo così. Esatto, dobbiamo naturalmente toccar ferro, però sembra che ci siamo e questo è un qualcosa, è una cosa che va a impattare socialmente la città di Trieste, una zona che in qualche modo viene riqualificata, quella di Ponziana, e che creerà sicuramente opportunità anche per i nostri giovani al di là della Triestina e della filiera delle giovanili. Tornando a quelle che sono le ambizioni, non dimentichiamocelo che la scorsa settimana anche alla presentazione di Francesco Lodi, lui per primo ha fatto menzione del Cosenza che 2 anni fa ha vinto i playoff da quinto. Lo stesso milanese continua comunque nelle interviste a sostenere che l'obiettivo è quello. Certo, non arriverà quest'anno, sarà il prossimo, però ecco, dobbiamo un po' togliere quella negatività sempre triestina. I problemi ci sono, li abbiamo menzionati, sono piuttosto evidenti, parlo di problemi sul campo, però sempre per fare riferimento all'altra tua affermazione, non ha senso adesso andare a cambiare, cioè Gautieri deve poter lavorare, i ragazzi, peraltro io vado a vedere qualche allenamento, si allenano molto bene, sono allenamenti estremamente piacevoli, per cui non è che manca la grinta, in questo momento manca un'identità precisa la Triestina. L'altro anno è stata trovata, perché il ritorno siamo andati avanti con un 4-4-2 e abbiamo trovato quell'equilibrio, e quest'anno ancora no. Questa è la differenza sostanziale, perché è pesante, però il dato di fatto è questo, oggettivo. Allora, prima di andare in pubblicità, Mago, ti vedo guardare con grande attenzione i messaggi che purtroppo sono un po' ripetitivi, no, anche il fattore panchina. Io diciamo sono contento così. Di Guido e anche di Maleomo, che sono al mio fianco, sono un po' più coerente, nel senso sembro più cattivo, però noi quando abbiamo cominciato a parlare, prima di parlare dei playoff che parliamo adesso perché siamo decimi, noni, ottavi, il Cosenza ha vinto da quinto, io sono convinto che possiamo vincere anche da ottavo, ci siamo riversati tutti sulla Coppa Italia. Abbiamo detto, se vinciamo la Coppa Italia siamo terzi e facciamo riposo, eccetera, eccetera. Siamo andati a Vicenza e le abbiamo buscate. Il rigorista, come si chiama, Granoce, nessuno dice niente, è stato un vero uomo, perché qualsiasi persona, che sia giocatore, ciclista, che ha carattere, che è una persona per bene, si addossava la colpa, che poi la colpa non c'è, perché lui ha tirato il rigore anche bene. È un sfortunato, perché l'altro anno ha sbagliato col Pordenone il rigore, che poi era più importante. Purtroppo è così. Speriamo che il prossimo anno non lo sbagli con la Roma, indifferente, insomma, no? Allora, andiamo un attimo in pubblicità, poi parliamo dei nuovi arrivi. Daryl Washington, Eric Hickman per la Pallacanestro Trieste e Ciccio Lodi, come lo chiamano tutti, il nuovo faro di centrocampo mancino della Triestina. Tra poco.
Eccoci qua, seconda parte del Caffè dello Sport. Riprendiamo con la Triestina e riprendiamo con la presentazione di Lodi, Francesco Lodi, detto Ciccio, arrivato a Trieste dopo straordinarie esperienze un po' in tutta Italia. Un giocatore che ha militato anche in Serie A, mancino, gran visione di gioco, insomma, un giocatore che è stato puntato proprio nel mirino di Milanese per trovare qualcuno che facesse la differenza a centrocampo ed essere anche un'identità precisa lì in mezzo a questa Triestina. Vediamo. Le motivazioni sono alte, sono positive e sono molto contento di approdare una squadra, in una città, in una società molto importante. Vengo con voglia di fare bene, di aiutare la squadra a uscire da un periodo, diciamo, un pochino non positivo, visto le aspettative che c'erano all'inizio dell'anno, e con l'aiuto di tutti cercheremo di poter risolvere questa situazione. Il tuo arrivo per il pubblico rappresenta anche un po' proprio il rilancio, lo hai detto tu adesso, proprio perché le aspettative di quest'anno erano diverse, di stare nei primi posti della classifica già dall'inizio. Ti senti un po' anche questa responsabilità? Sono 20 anni che ho la responsabilità addosso, anche quando giocavo. Mi piacciono le responsabilità, però da solo penso di non poter risolvere niente. C'è bisogno di tutti, perché bisogna capire che siamo in una società, te lo posso assicurare, che in Serie C così ce ne sono poche, dove avere tutto a disposizione, forse Catania che mette tutto a disposizione i giocatori, qui c'è questa cosa qui di fare bene e bisogna continuare a fare bene. Io sto bene, mi sono allenato, è normale che manca il ritmo partita perché non gioco da un mesetto, perché poi ci sono state le feste, così, però sto bene, sono a disposizione, decide il mister. Allora, abbiamo ancora un altro frammento di Lodi. Comunque, volevo chiedere a Alessandro, un giocatore che ha fatto una scelta precisa, no? Perché aveva anche altre offerte, Serie B, è venuto qua con la voglia di fare qualcosa di importante, convinto anche dal progetto di Milanese. Sì, questo sta a dimostrare che, ancora una volta, che siamo in una città, una piazza importantissima, e se lui ha fatto questa scelta sicuramente crede nella squadra, crede nella piazza e speriamo che ci continuerà a dare una mano, perché sicuramente è un giocatore tecnicamente di un'altra categoria e lo ha dimostrato anche sabato con qualche giocata di categoria superiore. Quindi siamo contenti di averlo con noi e speriamo di metterlo in condizioni di esprimere il massimo. Tecnicamente e tatticamente cosa cambia con un giocatore del genere lì in mezzo? Avere un giocatore così intelligente, di personalità, che vuole sempre la palla, sicuramente per noi dietro, per esempio, è importante, è un giocatore che detta i tempi e quindi dà equilibrio e ordine alla squadra, quindi sicuramente siamo contenti di averlo. Certo. Guido, Mago, Lodi, due parole su questo arrivo importante, anche perché poi, oltre al discorso della costruzione di gioco, agli assist, è anche uno che vede la porta e tira su punizione, dicevo, in maniera importante. Parlavamo prima con Maleomo. Lodi, me lo ricordo io qua con l'Empoli, il famoso duo Lodi-Tavano, che giocavano sulle fasce, quel famoso 5-3-2 o 3-5-2, e loro due hanno bruciato il bianco delle fasce, le hanno bruciate, correvano su e giù, insomma, giocatori grossi. Poi lui ha cambiato un po', si è ritirato con gli anni a centrocampo, c'ha un sinistro. Le punizioni, leggevo sul giornale, che non sapevo neanch'io, che è quarto in Europa per i gol segnati, eccetera, eccetera, dopo Messi, Ronaldo e altri, non so, è quarto in Europa per i gol segnati. Per gol segnati rispetto al numero di punizioni che ha col sinistro, sì. Per percentuale di realizzazione. Poi io vado a Catania spesso e l'ho incontrato anche a Catania, diciamo nel giro dei calciatori, eccetera, eccetera. Insomma, è un ragazzo che sa quello che fa, peccato gli anni che ha, però è integro, hai visto anche fisicamente. Insomma, io volevo solo voglio portare via un minuto a Guido. Parlavano prima di Gioricco e così. Noi, quando l'altro anno si parlava di un regista, Milanese ha visto in Gioricco l'elemento che andava bene per noi e l'ha preso. Gioricco è partito in una maniera favolosa, ha fatto anche subito gol, eccetera. Poi hanno cominciato e Coletti, perché è andato via, perché l'hanno mandato via, io l'avrei tenuto, io l'avrei così.
lo stesso Giorico era con me qui, è venuto un messaggio, e chi giocherà al posto, chi gioca al posto di Colletti, oggi gioca Giorico, e qui, insomma, non avrà un carattere forte, si è demoralizzato, oggi è la coppia in negativo di quello che c'era. Cioè, lui, giocatore importante, lui è un grosso giocatore, mettiamocelo in testa. Giorico comunque. Non lasciamolo andare, beh Giorico, non lasciamolo andare via. Guido. Aggiungo solo su Lodi che, per citare un termine cestistico, è un giocatore capace anche di farti un no look. Ieri ne abbiamo visti due, uno è stato recepito dai compagni, uno no, sembrava un passaggio sbagliato, poteva starci l'idea del no look. Penso poi all'assist che ha fatto per Mensah, destro, sinistro, cross in mezzo, poi è stato bravissimo Massolo, il portiere della Samp, però è un giocatore che può metterti una serie di palloni in partita, può illuminare, dà coraggio, dà fiducia anche ai compagni. Traducile no look. Il passaggio con gli occhi dietro sostanzialmente, senza vedere, senza guardare, passaggio senza guardare, passaggio senza guardare, senza guardare, lui ne ha fatti due di passaggi così, e poi le punizioni, calci piazzati, che era tristina, ma io credo che l'ultimo gol su punizione, se non erro, è quello di Tommy Coletti, tristina Padova due anni fa, non mi vengono in mente altri gol su punizione. E quindi insomma un bene, effetti Alessandro può essere un aiuto anche da quel punto di vista, perché su punizione effettivamente si è fatto molto poco gol, e insomma i palloni inattivi ormai nel calcio moderno possono essere la chiave di tante partite. Sì, basta pensare che abbiamo perso proprio contro due palle inattive, ma sabato ha dimostrato di carciarli bene, anche perché Pablo ha rischiato di fare gol su palla inattiva, io ho preso, insomma, ho sfiorato la traversa. Quindi sì, sicuramente ci può dare una mano anche in quel senso, sicuramente i gol su palla inattiva, su calcio di punizione da limite dell'area, obiettivamente qualcosina ci mancava, e speriamo che con lui le cose possano cambiare. E poi Guido, quel collante, no, che aiuta la difesa perché va a prendere il pallone basso e poi dà l'assist all'attaccante. Ieri, a dire la verità, lui ne avrebbe anche dati, no? Poi perché siano veri assist bisogna buttarla dentro. Bisogna buttarla dentro, ha fatto un colpo da biliardo, un piatto a rimorchio che ha colpito il palo, quella è una gran giocata, pareva semplice ma in realtà è una gran giocata. Poi ognuno di noi è scienziato e dottore nel vedere il calcio a modo suo, secondo me Lodi in un centrocampo a tre ti valorizza sia il Maracchi di turno, il Giorico, il Paulinho, chiunque giochi con Lodi in un centrocampo a tre penso che possa andare a nozze. Dal mercato calcistico a quello cestistico, andiamo a vedere la presentazione di Darren Washington, mentre domani pomeriggio ci sarà quella di Ricky Hickman. Partiamo con quella che è l'ala piccola pescata dal mercato da parte dell'Allianz Trieste, che in realtà è insomma un po' un all-around, come dicevamo prima, perché può ricoprire tanti ruoli all'occorrenza. Pronto alla nuova sfida, pronto a mettersi in gioco per contribuire alla risalita dell'Allianz Pallacanestro Trieste. L'americano Darren Washington, recente acquisto della società presieduta da Mario Ghiacci, si è presentato oggi alla città. 34 anni, grande atleta, ruolo ala piccola ma capace di rendersi utile in ogni zona del parquet. Il ragazzo è pronto all'impegno che lo attende, carico di sano ottimismo. Io sono qui per questa seconda metà della stagione per dare il mio aiuto, la mia esperienza, cercare di migliorare la situazione in classifica, che sono sicuro se tutti ci aiutiamo riusciremo a risollevarla. Washington è reduce da un infortunio alla spalla maturato a marzo quando indossava la divisa della Reyer Venezia in occasione della partita contro Bologna. Dopo le cure il ragazzo si sente pronto a riprendere, dichiarandosi vicino al totale recupero. Sento di essere vicino al 100% della forma, dovrò prepararmi al meglio ma sono pronto per partire. Un passaggio anche sulla città di Trieste e le sensazioni di questo nuovo ambiente. Chris Wright told me a couple days ago. Chris Wright mi ha parlato della città, la trovo molto bella e prossimamente mi piacerebbe poterla visitare assieme alla mia famiglia che mi raggiungerà qui. Infine un messaggio ai tifosi. Non vedo l'ora di giocare per farvi divertire, per farvi vedere chi sono e speriamo di dare spettacolo. Allora, schiacciate a go-go da parte di Darren Washington qui in maglia a Torino, altra piazza che chiaramente il nostro De Benedetto conosce molto, molto bene, no? Lo abbiamo visto lì chiaramente in una forma strepitosa alla quale, no, deve, diciamo così, riallinearsi in qualche modo. Sì, è stato detto bene prima che lui è un atleta naturale, quindi arriverà anche il momento in cui salta di nuovo come in quelle immagini. Ma il suo apporto è fatto di attitudine. Per esempio, quando c'è stato l'episodio spiacevole che coinvolgeva Jones,
se notate dalle immagini, il primo che è andato a dare manforte, ma non nel senso di mettersi in mezzo alla rete, a separare, a separare in un modo giusto, è stato lui, e non è un caso. Quello che fa magari i due tiri importanti nel momento giusto, ieri è stato lui, non è un caso. Allora, le giocate importanti, l'attitudine giusta e nel quotidiano la disponibilità al lavoro e all'interagire con gli altri sono quello che lui fa da sempre. Per cui spero che sia quello giusto al momento giusto, ecco. SMS che dice: quale potrebbe essere la strategia in uscita dell'Allianz? La squalifica di Jones potrebbe cambiare qualcosa? Sarebbe poco intelligente basarsi su un'eventuale squalifica, visto comunque che dobbiamo ancora espletare, certo, il ricorso. Certo. Sarebbe poco intelligente cambiare le strategie per un episodio, no? Quindi in sostanza noi da domani mattina ricominciamo a lavorare, perché domenica arriva in fretta e tutti quelli che sono in palestra, tengo a sottolineare, anche settimana scorsa hanno fatto una settimana di allenamenti seria, hanno dato tutto comunque. Hanno dato tutto, e infatti abbiamo avuto un approccio giusto alla partita contro Venezia. Certo, con Francesco prima parlavamo proprio di queste, diciamo, rotazioni anche di stranieri. Domenica vedremo chiaramente quali saranno le scelte, probabile torni Justice, ma tu mi parlavi anche di Elmore, che tra l'altro impiegato in modo un po' diverso anche da guardia, ha dato anche il suo contributo, il suo mattoncino, come si dice in questi casi. Ieri pur rimanendo un po' in difficoltà in difesa, per quanto giocando molto meglio in difesa di quanto avesse fatto all'inizio di questo campionato, si sta un attimo registrando anche in fase difensiva. Ieri ha mostrato le cose migliori da guardia, libero forse dalla responsabilità, dal fardello psicologico di avere la responsabilità di guidare la squadra assieme a Fernandez in campo. Secondo me ha dato il meglio, non è la prima volta che lo fa in questa stagione, si è preso delle responsabilità importanti, ha propiziato quel mini break che aveva riportato Trieste a meno 6 con una tripla che sta diventando un po' il suo marchio di fabbrica, dall'uscita, diciamo, da un blocco sulla rimessa, lui prende la palla, tira in maniera proprio istintiva e la mette quasi sempre dentro, per cui sta diventando veramente un suo marchio di fabbrica quello. E poi con questa entrata anche sua molto specifica, con questo arcobaleno da centro area, era riuscito a portare Trieste a meno 6. Sì, e quindi io credo che sia soprattutto un fatto psicologico, meno ansia da prestazione, più libero di giocare e quindi più redditizio anche dal punto di vista così della produzione offensiva. In difesa deve ancora alzare molto i colpi, certo è che liberare in questo momento un Elmore in crescita diventa un peccato a mio avviso. Però è altrettanto certo che è chiuso nel suo ruolo da Fernandez e da Hickman, che purtroppo appartengono a due mini team diversi, uno di formazione italiana, l'altro è straniero, per cui non, effettivamente anche scegliendo di tenerlo a Trieste come settimo, io non credo che nelle rotazioni possibili, nel caso in cui si voglia tenerlo a Trieste, possa ritrovare il campo a meno di situazioni, non so, squalifiche, infortuni o cose di questo genere. Io volevo soltanto aprire e chiudere una parentesi, tra l'altro, proprio sul playmaker. Prima Guido parlava di No Look. Ieri nel primo quarto ho visto fare due assist a Juan Fernandez, veramente da delizia per palati fini. Mi hanno ricordato due assist veramente, uno No Look, l'altro che ha spiazzato completamente la difesa avversaria tagliandola in due, che mi hanno ricordato da vicino quello che fa normalmente Miloš Teodosic a Bologna. Era il primo canestro della partita, tra l'altro, no? Quello, sì. Quel passaggio, diciamo, dietro la schiena, ma anche come dire, ruotando sul perno. Marco, su queste considerazioni, anche sul fatto che
chiaramente la società deve prendere una linea, deve prendere delle decisioni chiare, ma è chiaro, no, che tu vedi dei nuovi arrivi, ma vedi anche giocatori che pian pianino, adattandosi, no, andando avanti con la stagione, che sono stati messi in discussione, però che danno anche il loro contributo dall'altro, l'altra faccia della medaglia, no? come Elmore, che ieri in alcuni momenti è stato molto efficace. Ma John è un rookie, un esordiente, e come nel direi 95% dei casi ci vuole tempo per l'adattamento, fuori dal campo, dentro il campo, su tutto. Ovviamente il contesto in cui si inserisce l'esordiente è determinante, perché se è un contesto che procede bene di suo dall'inizio, l'adattamento è più facile perché c'è più tempo di aspettare. Se il contesto è difficile, avviene il contrario. Dalla sua parte sicuramente c'è il fatto di aver lavorato con grande ambizione e sicurezza in se stesso sempre in questi mesi. E onestamente non si può dire che in queste ultime settimane non abbia fatto dei passi in avanti, e le prestazioni sicure e determinate della domenica arrivano anche dalla consapevolezza di non aver nulla da perdere. Lui è uno che si sente molto vivo sempre, le giocate importanti le faceva già quando era al college, non ha paura di prendersele. Però l'esempio giusto è quello della solidità difensiva che arriva partita dopo partita. Certo. Allora, ti leggo un po' di notizie qua, notizie o rumors di mercato dai vari siti web. C'è chi parla di Strautins verso Roma, Gianelizze verso la 2, si parlava di Verona, ma pare che l'ipotesi sia chiusa. E si parla anche di Riccardo Cervi, in uscita da Varese, che avrebbe un'offerta da Napoli, ma anche un interessamento di Trieste. C'è stato qualcosa o semplicemente un'associazione legata a un giocatore, diciamo così, che esce di scena da una società e quindi viene subito agganciato a chi è sul mercato? A differenza del mercato dei giocatori stranieri, extracomunitari o comunque non italiani, il mercato, diciamo, interno è molto circoscritto, quindi ovviamente ogni qualvolta che c'è un giocatore in uscita probabile o certa, viene sempre associato il suo nome a quello delle squadre che potrebbero avere interesse a un giocatore in entrata, quindi è sempre molto automatico, e poi ovviamente i tuoi colleghi hanno bisogno di... E bisogna fare il titolo. ovviamente sì. Per cui si prende in esame qualsiasi opzione, ma l'allenatore ha in mente sicuramente in modo chiaro quello che vuole, per cui di settimana in settimana si valuta quello che è il meglio, insomma. Allora, ci sentiamo ancora un frammento extra di Lodi e poi parliamo della prossima partita della classifica di calcio. Poi sentiremo ancora un flash di Tonut e di Raffaele sulla Pallacanestro Trieste. Ma intanto sentiamoci questo extra di Lodi della presentazione del giocatore e poi andiamo con classifica e prossimi avversari. Niente mi è precluso, perché il campionato 2 anni fa l'ha vinto Cosenza, che era arrivata quinta nei playoff. Quindi bisogna arrivare carichi ai playoff con la testa giusta, le motivazioni, perché quelle partite poi lì la fa la differenza, la fanno i piccoli dettagli. Vorrei ripagare questa fiducia che tutta la città ha nei miei confronti sul campo, mettendomi a disposizione dei miei compagni, dell'allenatore, perché io sono un giocatore come loro, il passato è passato, io mi metto a disposizione dei miei compagni. Penso la mia forza è stata sempre nel parlare. Io in campo parlo tanto, perché essendo a centrocampo si vedono tutte le giocate, e quindi mi metto a disposizione del più giovane e del più vecchio. Se accettano dei miei consigli, ben venga, perché qua si fa solamente il bene della Triestina e basta. Tutti, anche persone che non giocano a calcio, perché sono stati qua e mi hanno parlato solamente che bene.
ma non avevo bisogno di sentire i giudizi degli altri. Io quando faccio una scelta mi appelle, se appelle e mi trovo bene, per me non è un problema. E la sensazione che ho avuto stamattina, anche nel conoscere i miei nuovi compagni, è stata molto positiva. Direttore, Beppe, anche i ragazzi che si sono messi a disposizione, per me è importante, perché un giocatore deve sentire la fiducia e sentirsi tranquillo e stare bene. Tutte cose che ho percepito in Serie A l'ho percepita adesso qua, quindi per me questo è un grande vantaggio. Ti ripeto, io sono venuto con grande voglia di conquistare qualcosa di importante. Allora, queste le parole di Lodi, le altre parole che ci spiegano anche un po' l'uomo, le motivazioni, no? Zede Nadal che non si ridi, Mago la barzelletta, se sta scaldando. Andiamo a vedere la classifica della C, così ne parliamo anche con Alessandro, con Guido, con il Mago, per capire un po' la situazione che vede un vertice sempre più delineato. Vicenza 26, Vicenza 46, Carpi 42, Reggiana 41. Poi tutte le altre in un gruppone che la Triestina naturalmente tenterà di agganciare. Alessandro? Sì, ormai davanti naturalmente sono scappate, ma il nostro principale obiettivo è stare dentro i playoff, ma io sinceramente la classifica non la guardo e penso soltanto a migliorare partita dopo partita e cercare di limare quei difetti e disattenzioni che ti dicevo prima. Se giochiamo come sappiamo, come abbiamo fatto l'anno scorso, credo che non ci saranno problemi in questo senso, ma sicuramente bisogna cambiare andamento e bisogna farlo il prima possibile. Diciamo chiaramente, no? San Benedettese per esempio che lì davanti a 31, ieri al di là chiaramente del risultato finale non si è vista una squadra assolutamente superiore alla Triestina, no Alessandro? No, assolutamente no. Sinceramente credo di aver sofferto tanto con il Vicenza, la Reggiana sicuramente, e con tutte le altre, ma metto anche la Ferrarpisola, con tutte le altre ce la siamo giocata abbastanza alla pari, ma come ti dicevo prima gli episodi hanno fatto troppo la differenza, non per sfortuna, sicuramente per nostro demerito, e questo deve cambiare. Tutto qui. Guido e Mago, le avversarie della Triestina in questa rincorsa ai playoff e soprattutto alle posizioni insomma, più interessanti dietro le prime, che ormai insomma, è evidente che facciano un campionato diverso. È evidente che ormai la lotta per il primo posto è ridotta a tre squadre, Vicenza, Carpi e Reggiana. Io aggiungerei alle parole di Alessandro che la Triestina nemmeno col Carpi è andata sotto e ha sofferto, anzi lì siamo stati piuttosto defraudati quella partita come non capitava da parecchi anni, però oggettivamente i numeri, le distanze ci dicono che la Triestina ha un plotone di 3-4 squadre alla portata in questo momento per rientrare in zona playoff. Poi se ci ricordiamo la formula tortuosa dei playoff dalla seconda alla decima, arrivare decimi, noni, ottavi vuol dire tutto e niente, perché comunque devi giocare in trasferta i primi due turni in gara secca per poi appena accedere alla fase nazionale. Per è cui lunghissima, tra l'altro. È lunghissima, esatto, perché se uno parte da decimo nono, arriva alla fine, fa qualcosa come 9 partite, peraltro quest'anno hanno ricambiato alcuni dettagli, alcune sfumature, sempre se c'è il regolamento ufficiale, perché poi non si sa mai. L'anno il regolamento ufficiale era uscito a marzo, se non erro. Però sì, diciamo che praticamente parlavamo ancora di regolamento, che stavamo già parlando delle avversarie. Esatto, quindi. esatto. Per cui Virtus Vecom, Verona, lo stesso Modena, San Benedettese sono squadre assolutamente alla portata della Triestina. La Feralpi l'abbiamo sofferta parecchio a Saloma e lì, invece più avanti, da un punto di vista matematico, sono parecchio staccate. Ecco, Piacenza, Triestina, già gara spartiacque lunedì prossimo, se per caso gli più ottimisti sognano ancora di agganciare ulteriori posizioni. Certo. Mago, sempre tenendo presente che dall'altra parte c'è un Monza che ha un gironcino sì, ho visto, un po' piacevole, ho visto. Diciamo così, però dai. Volevo dire che questa settimana rientro dalle diciamo, le festività, tutte le altre squadre, a parte la Reggiana, hanno perso punti. La vittoria della Triestina avrebbe fatto un piccolo salto importante, a 29 sarebbe dietro il Feralpi, il Verona deve recuperare quei 10 minuti, poi domenica e lunedì a Piacenza poteva anche arrivare diciamo molto molto vicino a quelle squadre là. Certo, le prime tre sono irraggiungibili sulla carta, poi il pallone è quadrato, come dico sempre io, e ci sono ancora, prima erano 57, adesso ci sono 54 punti ancora a disposizione. E poi fino alla fine non possiamo dire niente, aspettiamo.
Allora, vediamoci anche un frammento di interviste a De Raffaele che parla del nuovo arrivo d'Aaron Washington, perché chiaramente era già a Venezia, e del nostro Stefano Tonut che parla della Pallacanestro Trieste, della situazione, delle possibilità ovviamente di salvezza. Azioni che ce le becchiamo sempre noi, perché la partita che arriva becchiamo noi l'ex, ma De'Ron è un giocatore che può dare tante cose, è un giocatore che si muove in più ruoli, è un giocatore esperto, sa come si gioca, può recuperare falli, può ti far canestro in contropiede, giocatore che insomma è tanti anni che è in Italia, quindi può dare tutte quelle cose da giocatore esperto qual è, una volta che magari troverà una condizione, anche se poi stasera ha giocato tanti minuti, quindi è un giocatore che sicuramente sarà molto utile. Stefano, che Trieste hai visto e cosa puoi dire di una squadra che adesso ha anche cambiato un po' per cercare di rimettersi a posto, di conservare da uno? Sì, sarà una squadra con gli innesti nuovi, però ribadisco quello che ho detto all'inizio dell'anno sportivo e anche quello che ho detto prima di questa partita. Secondo me è una squadra che il girone di ritorno farà meglio del primo girone sicuramente, sono convinto. E adesso con gli innesti nuovi comunque cambieranno ancora qualche gerarchia magari, però onestamente li vedo molto tosti e ripeto, anche giocare comunque in casa davanti a un pubblico del genere aiuta, quindi l'anno scorso non è stato un caso che hanno fatto i playoff, quest'anno sono partiti un po' male, però secondo me il girone di ritorno sarà loro, ecco. Un sogno. Eccoci qua, allora, il nostro Stefano Tonuti, ieri partita molto molto solida, molto molto importante. Vediamoci, invece di piangere, come dice il nostro amico da casa, anche la classifica della 1 di basket, sempre lì la Virtus Bologna di Teodosic e Giorgevic, e poi tutte le altre con una Sassari che è stata molto brava nel restare lì agganciata. Marco, il tuo parere anche su quello che sta succedendo al di là di una Pesaro che ha, diciamo così, cancellato lo zero nella casella delle vittorie della nostra situazione, anche un po' sul resto del campionato? Ma diciamo che a bocce ferme, quando è sempre più facile, mi aspettavo le quattro squadre che avrebbero, diciamo, perso molto poco. Tre di queste sono nelle prime quattro, perché la Virtus, Sassari e Milano comunque sono lì. Venezia ha fatto un po' più fatica, ma l'impegno di Coppa è sempre importante, no? E allora, per esempio, Venezia adesso comincia proprio domani sera il secondo turno di Eurocup, per cui sta andando bene, ecco, in generale. E per il resto bisogna fare i complimenti probabilmente a Roma, che sta facendo meglio di quanto tanti credessero, e Cantù uguale. E in ogni caso, normalmente è finito il momento dei rinforzi, dei cambi, Natale, questo periodo qua, dopo si va, gli assetti sono quelli, e un po' le forze in gioco cambiano, bisogna essere bravi a cercare di rimettersi in gioco, no? Allora noi per esempio andiamo domenica a Varese, che sono a 6 punti di distanza, riuscissimo a fare l'impresa, accorceremo ulteriormente la classifica, insomma. Anche perché, Francesco, no? Pistoia l'abbiamo vista, una squadra che anche quando non vince ci va spesso molto molto vicino, ha sempre il vantaggio dello scontro diretto, che naturalmente contiamo di ribaltare all'Allianz Dome, però non è una cliente così facile, posto che ci sono altre squadre, un po' tutti dicono magari Treviso è un momento più in difficoltà, però al momento la classifica dice questo. Certo, Pistoia io l'aggiungerei al novero delle squadre che ha fatto più di quello che si poteva prevedere, ha fatto 10 punti nel girone d'andata, tra l'altro vincendo 5 partite di seguito consecutive. Ieri contro Trento è rimasta sotto per tutta la partita, ha sofferto anche abbastanza con distacchi anche in doppia cifra, per poi recuperare tutto alla fine e avere due palloni per impattare, per ribaltare il risultato. Per cui è una squadra che soprattutto in casa è super temibile. Noi abbiamo perso di 4 a Pistoia, tra l'altro dandogli in dote i primi 2 punti del suo campionato.
Tra l'altro Pistoia arriverà a Trieste il 7 di marzo dopo un mese di pausa per Trieste. Il campionato si ferma quasi un mese, Trieste avrà una giornata suppletiva di stop perché coinciderà con il suo turno di riposo, si riprenderà il 7 di marzo proprio con lo scontro diretto contro Pistoia. Direi che nella lotta per salvarsi ovviamente in questo momento è abbastanza in difficoltà, come dicevi tu prima, Treviso, che ieri ha giocato però alla pari a Milano per tre quarti di gioco, per poi cedere clamorosamente soprattutto dal punto di vista fisico contro una squadra lunghissima che l'ha messa in difficoltà soprattutto sotto l'aspetto fisico. Treviso non è più andata a canestro nell'ultimo quarto e ne ha presi quasi 20, insomma più o meno 20. Altrettanto in difficoltà è Roma, che giustamente ha fatto 14 punti, più di quello che ci si potesse aspettare alla vigilia del campionato. Era una fra le squadre pronosticate fra quelle che avrebbero dovuto lottare per salvarsi. Ha avuto un nuovo innesto, tra l'altro in un roster che verte, l'abbiamo visto anche noi a nostre spese, soprattutto su due giocatori, sull'asse classico del basket, playmaker, pivot, però lo ha saputo sfruttare alla grande. Ieri ha perso malamente contro la Virtus di Bologna, sono entrambe Virtus, ma hanno giocato contro la Virtus di Bologna, tra l'altro in un Palaeur finalmente con un colpo d'occhio decente, perché è un palazzetto enorme, normalmente popolato da qualcosa come 2.500-3.000 spettatori. Ieri contro la Virtus finalmente ce ne saranno stati almeno 8-9.000, era veramente un bel vedere. Roma ha giocato più o meno un paio di minuti all'inizio, è andata sull'11-2 all'inizio, poi è entrato il maestro Miloš Teodosić, è finita là. E ha portato a casa. Sì. Ha portato a casa la partita. Marco, questa pausa di campionato, meglio o peggio, visto che bisogna inserire giocatori, anche se insomma, prima ci sono diverse partite ancora? Ma sicuramente il fatto di aver attaccata un'ulteriore settimana di non partita per via del riposo con questo campionato 17 non aiuta. Dovremmo essere bravi a calibrare e gestire quello che vogliamo fare in quel periodo, non tanto in termini di quantità, ma di qualità del nostro lavoro, per aiutare i nuovi nell'inserimento, per stabilire quello che vuole essere il nostro modo di giocare da qua alla fine. Ma voglio dire, ovviamente, quando si ricomincia si pagherà un po' probabilmente lo scotto dell'essere stati fermi, spero magari i primi 5 minuti poi basta. E poi basta, giustamente. Alessandro, mentre arrivano messaggi di complimenti, Alessandro, un prepartita per quanto riguarda la sfida di lunedì che sostanzialmente seguiremo, credo, in diretta praticamente al Caffè dello Sport. Alessandro. C'è poco da dire, abbiamo bisogno di punti, all'andata abbiamo perso... Piacenza 20-45. Giusto? Sì, farà abbastanza freddo, ci sarà anche un po' di nebbia, immagino. Però sì, dobbiamo riscattare, a parte l'ultima partita, anche la sconfitta dell'andata, dove poi tutto è cominciato, perché vinciamo 1-0 fino al 70esimo, mi pare, poi abbiamo preso 3 gol. In area piccola. In area piccola ancora. Quindi niente, spero che andrà tutto per il meglio, abbiamo una settimana lunga per lavorare e spero che vada bene. Guido, che sarà anche lui a Piacenza per raccontarla, invece. Dovremmo prendere un po' di freddo, come diceva Alessandro, io non capirò mai questi posticipi a gennaio in Italia. Comunque sarà, ricordiamo, la prima di due partite la prossima settimana, perché poi c'è il recupero della Serie C a Gubbio il giovedì. La famosa partita rinviata per sciopero, peraltro hanno fissato l'orario alle 18, penso che anche la squadra è più contenta per tornare un po' prima da Gubbio quel giorno. Piacenza, squadra solida, una delle squadre che ha perso meno in campionato. Hanno fatto a meno di Caccia, che doveva essere il grande ritorno, alla fine non si è rivelato in formissima questa stagione. Hanno un grande Paponi, hanno giocatori come Pergreffi che sono l'anima della squadra, un campo che sicuramente secondo me sarà condizionato anche dalle temperature gelide che in Emilia si manifestano a gennaio, però la Triestina ha per l'ennesima volta bisogno viscerale di punti.
Allora, augurando il meglio naturalmente alle nostre formazioni, in attesa anche del riavvio degli altri campionati. Mago, devi chiudere tu con il sorriso qua, perché ne abbiamo bisogno, l'hanno detto anche di SMS prima. No, non è morto nessuno ancora. E niente, una signora semi-anziana che va sempre dal chirurgo plastico e si... Ma anche stavolta fa, senta, a me volessi fare, signora, dici, la se tante volte vengo da qua, mi non posso toccarla, la vedi quella fossetta che le ha sul viso? Beh, questo è il suo ombelico. Va bene, ci vediamo lunedì, ciao a tutti, ci rivediamo lunedì prossimo alle 21, sempre col Caffè dello Sport, ciao.